che l'avete avuto voi, eh? Allora, questo pezzo è più vecchio ancora di quell'altro. Questo è del 1896. In quel tempo, adesso mi siedo qui, sarà troppo perentoria. In tempo c'era un signore, un ingegnere che lavorava per una compagnia di treni che andava dal Kansas al Texas. Del Kansas al Texas, che si chiamava così familiarmente, si chiamava Kansas al Texas, Katie, perché così battezzata per lui. Questo signore aveva per l'occasione, non si capisce bene se era solo quel giorno, ma insomma, una città che si chiamava col suo nome. Il suo nome era Crush, C-R-U-S-H. Tenete bene a mente, se sapete cosa vuol dire, se non lo sapete vuol dire accartocciare, spiegazzare, stropicciare, onomatopeico, crash. Noi il crash è il crush, è proprio il baratto. Sì. Questo si chiamava William, non mi ricordo il midname, Crush. E allora ebbe in mente un'idea per pubblicizzare il trasporto ferroviario. E quindi nella sua città, questa città che si chiama Crush City, forse per qualche giorno soltanto, però non hanno ribattezzato questa città Crush City, organizzò una bella manifestazione che attirava, che potesse attirare tanta gente per sensibilizzarli all'uso del treno. Cioè lui organizzò uno scontro di treni per invogliare la gente a usare il treno. Perfetto. Allora, fece preparare due binari con due locomotive, una verde e una rossa, una di un tipo e una dell'altro, piuttosto potenti, e in questo percorso di un miglio circa, una contro l'altra, una diversa dall'altra, ma comunque nel frattempo lui aveva pubblicizzato questa cosa e aveva messo anche un biglietto molto promozionale per raggiungere Crush City, e costava $2, quindi insomma arrivano tipo 10.000 persone a vedere questa cosa. Lo spettacolo, perché questo era, doveva cominciare alle 4 del pomeriggio, però non riuscirono a cominciare fino alle 5 perché la polizia non riusciva a tenere a una distanza che loro presumevano fosse di sicurezza dal posto dove doveva avvenire l'evento. E allora misero sotto pressione questi treni erano, queste locomotive erano molto potenti, cioè erano le più potenti che c'erano in quel momento, con due macchinisti e due fuochisti, messero sotto pressione, fecero partire le due locomotive, dopo 4 giri di ruota saltarono giù, perché mica sono scemi, insomma, saltarono giù e le locomotive si scontrarono, andarono a scontrarsi a una velocità di, non so, 70-80 km all'ora, uno e l'altro, quindi era come sbattere su un muro a 160. Non aveva tenuto presente il signor Crush che lo scontro è una cosa, però se ci sono due caldaie che stanno piene di vapore a palla, esplose tutto, partirono pezzi di ruota, il fotografo di quello, perché fu fotografato, ci sono le fotografie su internet, andate a vedere, con un bullone, si beccò un bullone in un occhio, però riuscì a sopravvivere, ci furono 2 o 3 morti e molti feriti perché giravano pezzi di ruote, insomma, dei pezzi addirittura della grandezza di mezza ruota della locomotiva, quindi macello, disastro, licenziamento, cioè il signor William Crush fu licenziato. Poi, visto che non succedeva niente, cioè perché non ha avuto nessuna particolare risonanza nei giornali di tutti gli Stati Uniti, quindi c'era la fine, è successo, lo riassunsero subito. Lui praticamente lavorò nella compagnia fino al 1940, quando se ne andò, proprio ha fatto tutta la carriera, ha visto la compagnia che non solo non aveva avuto danni da questo, ma qualche vantaggio economico. Questo mi ricorda un pochino cosa è successo quando la Costa Concordia è andata. L'anno dopo ne hanno comprati più biglietti per le crociere. Quindi evidentemente queste cose portano bene, io non so. Comunque, da questo fausto evento, Scott Joplin, autore di Reggae March, scrisse The Crush Collision, The Great Crush Collision March, la marcia della grande collisione di Crush. Crush significa
appunto per stropicciare le locomotive. Bene, questa è la